Quanto ci impieghi da casa tua ad arrivare qua? Ci ho messo un po'. Vogliono 2 ore e 3 quarti. Ti conto 3 ore perché sono partito alle 6. Mi sono fermato a Mantova a fare il cambio del mezzo. Io avevo il pulmino del team e loro ho lasciato giù il pulmino e lo portassero che al puntatore laser. Io con la telecamera. Ah, la telecamera si punta così? Sì. Ah, per farti vedere dove guardi? Sì. Guarda, non so se punta da te adesso. Lo vedo per terra e dicevo, ah, ci sarà qualcuno dalla finestra. Dagli scherzi. Poi ho visto che andava via con noi. Ho detto, ma non fa a seguirci così. Dopo cosa si può fare con una 26 in alluminio. Ma dopo io non vado lo stesso. Però la differenza si la sente chiunque. Sì, dopo c'è differenza, logicamente quando si va a toccare tutti i top di gamma non c'è la differenza come l'alluminio al carbonio, però cioè, magari c'è un po' di differenza di prezzo, che sai dopo lì testa. Ma si sente anche l'utilizzo proprio. Sì. Sai, dipende uno. Vabbè, come dice la Torpado, prima cosa tra scegliere 27,5-29 è l'altezza. Poi no. Sì. Poi. Ah, l'ho scritto io quello. Ma sai quanti che magari dicono. Io ho provato a vendere una Ribò l'anno scorso, la vecchia S a uno di 1,62, però lui voleva quella, era gli piaceva quella, appunto, basta. È ovvio che lui... gli dico di no, non te la do. Io glielo dico che secondo me però invece abbiamo la Veronesi che anche lei è intestardita a tutte e due. Voglio provare la Ribò, l'abbiamo fatta, ma non riesci e non riesci a trovare quel feeling che c'ha con la neanche. Di qua. Poi. E anche lei è piccolina e. Oh, secondo me è proprio una questura di. Una questione fisica che se hai un cavallo basso, quindi non arriva a corta. Molta più fatica a far girare una 29 che una 27,5 nei rilanci sul ripido. Ciao! Sì, dico nel. No, ma dico nei rilanci per una persona bassa, mettergli una 29. Cioè, una ruota grande
leva corta devi far applicare molta più forza, no? Comunque noi nei test che abbiamo fatto, c'è stato chi ha fatto un giro con Neart, un giro con Ribò. E proprio la difficoltà, cioè, era stato un bel test perché su un percorso nei colli locali, il test della Turchia, sì. E effettivamente ti riesce a rendere conto di quanto è più stabile la 29 e di quanto è più reattiva la 27, sì, sì. Lì soprattutto la differenza grossa, se tu non è discesa non è dritto, quindi tu non è ma dopo appena c'è lo strappo, ciao, va via, sì sì, sì, sì. Poi dopo sopra una certa altezza, secondo me dipende uno cosa vuole dalla bici. Esattamente. È ovvio. Ci sono i pro e i contro in tutto, in tutte le cose. In un XL, che fa 63 d'orizzontale. Ah certo. Allora è lì, sono io che ti dico, vai sulla 29 perché... Sì, sì. No, ma io dico su stature che vai dall'1,75 fino all'1,82, 83. Fino all'84, abbiamo chiesto che ci puoi stare. Sì. Che sono più o meno le persone, la gran parte delle persone che ci sono. La media. Infatti lì scegli in base alle caratteristiche. Dopo secondo me, commercialmente adesso la 29 sta diventando tanto una moda. Sì, c'è sta moda, allora tutti vogliamo 29. 27 e mezzo, io ho sentito alcuni che addirittura dicono 27 e mezzo, vedrai tra un po' di anni se non ritorna la 26. Però per dirti la concezione, no? Macchina. La ruota più grande vale. Cavoli. Quale, con TT Swiss? Sì. Però i nuovi che faranno, sia RockShox che Fox, bloccano muro. Ah sì? Sì. Come fa adesso Formula con l'anteriore? Sì, questa è spaventosa. Questa è quella nuova. L'ho vista al 35. Ma questa è la 33. Ah, 33 quella nuova? Sì. Ho montato il lockout nuovo, che è una figata. Ovviamente chi fa posizioni come questo, Che fa qua così. Sì, l'ho letto. Sai perché? Mi ha anche lì di Formula. Minchia, se sono secco. Su una 33 Nearco che ho venduto, mi si è rotto, c'era l'attacco vecchio, non la chiusura vecchia, col filo che
momento, come quelli ci sono adesso. Cioè, il primo montaggio, il numero di quelle. Sì, sono quelle. 2014, sono 2015 per quelli. Però, te lo dico, mi serviva solo il ricambino dove entrava del filo. Oh, me l'ha spedito, ho messo il codice, mi ha spedito questo qua. Devo attaccare questo. Sentiti, mi hanno detto, ma... sì, però... ho detto... no, ma l'attacco filo... parole loro, Non c'è più. 2 anni che non c'è più. E dico, come 2 anni? Ma che cavoli, ci vuole vicino a noi? Se c'è bisogno di un ricambio? Ascolta, l'hanno presentato io, vecchio. No, ma io dico quello vecchio, Se sì, non sì, lo fanno... No, quello nuovo... l'hanno presentato in anteprima a Eurobike e te lo dimostra il fatto che noi non ce l'hanno ancora dato, però mi fa devo guardare tra i rimasugli di magazzino se c'è. Ecco, ascolta, magari l'hanno finito e ti dico quello che mi hanno detto, però dopo alla fine sono riuscito a risolverlo. Montarlo, uff, mamma mia, si sta proprio bene oggi. Sì. Ci deve anche ora venirsi un po' bello, eh? A che altezza vivi tu? Ma io a casa mia sono a 37 metri. Ah, proprio... però in 50 km forse 40-45 arrivo a 1000-1100. Mi sono trovato i piedi degli Appennini. Non c'entra niente Lugagnano. Lugagnano è a 200 km di distanza lungo la via Emilia. Praticamente la via Emilia fa da Rimini, Riccione, dal mare, praticamente taglia e va fino a Milano, e alla destra della via Emilia, guardando Milano, è tutta pianura, alla sinistra gli Appennini. Sì. Quindi poi tutte le città, Forlì, Faenza, Imola, Bologna, sono sulla via Emilia. Da una parte i pianura, dall'altra i colline, salita. No, lì da me è proprio l'ideale per fare il corridore. Infatti c'è un mucchio, c'è di... tutto. Sì. Un mucchio di stradisti in primis. Adesso stanno venendo fuori tanti bike. Sai, la prima collina da casa mia ce l'ho a 3 km. Il primo pezzo è argilloso, dopo invece diventa più montagna. E c'è da divertirsi più. Quando piove. Ah, lì dove è argilloso, mica tanto. Però noi quando facciamo mountain bike, prendiamo sulle macchine, ci spostiamo di 20-25 km, poi partiamo di lì, ed è quasi come qui, quasi. Ce ne facciamo una trentina, fico sì, di, sì, di partire da di qua, perché parti da sui 500 e rotti metri, 400 insomma. Così dopo viaggi dai 400 ai 1100. Non possiamo, bella, lei vede. Qua è 600, 650. Adesso un po' più alto, sì. Là il negozio? Dici? Sì. No, scusa. No, dico rispetto a me. Ah! Rispetto a dove giro io, ecco. Su là, vedi dove c'è la neve? Là è 1100. No, anche da noi c'è cima in cima, c'è ancora la neve. Dopo puoi andare in su là o altre montagne in bici fino a 2-2-2. Qua in valle ci arrivi.
anche che qua non c'è tantissimo concezione della mountain. No, purtroppo no. Sto cercando di stimolare un po'. Ma sai, piano piano, come mi dicevi l'altra volta, fai un po' i percorsi, fai un po' infatti qualche figura accompagnatore. Sì. C'è un po' alla volta, bisogna crederci. Ma anche da me è stato così. Poi negli ultimi anni c'è stato sto boom. Adesso sta crescendo molto di più la mountain bike rispetto alla strada. Ad esempio ad agosto c'è uno del Franco Amati, lo conosci, che organizza il rally della Romagna. Quello lì sono. Adesso organizza qua il rally delle Grigne a tappe. Ma per dirti, ci sono percorsi di qua in valle, senza tanta Brianza, dove c'è la maraton, 80-90 km, senza mai fare lo stesso percorso. Ce ne sono una bizzetta, tantissimi. E qua tante persone, vabbè, hai loro, alcuni quando organizziamo le uscite di mountain bike, non li conosco, loro sì, però vai qua, sì, certo, sei fiero che sono qui a macchine, gatti, buchi. Sì, sì, vuoi fare tutto. Vuoi fare la scena in discesa. Fa un po' piccolo. Ma quanto pedali tu? Qua mi sa che mi sei abbastanza da casa. Ce n'è ancora 5 cm di escursione. Se non è 5 vai 2, 3, non cambia niente. Sì, più che altro come ti dico che da sui pedali muove un po' meno. Però da seduto. Ecco, adesso ci vediamo sul cima. Sera, ci vediamo sul cima. Ciao Alex. Sì, ma anch'io non faccio posto invece. Ma sì. Io domani devo andare a correre. Dove? Andare sotto Garda. Urca! Sì. La spinge piatta. Qualche argine. Sì. Sì. Sì, ideale per la foto. Me la godo di brutto. Sì. Lì 30 di media li fai. Come ti capisco?
Però peccato che la tua fuoriforma è diversa dalla mia. Vai, vai Carlo, se vuoi. Allora, te la dico tutta, l'oretta e mezza la posso tirar fuori. Il problema è che rinuncio ai bambini. Ma dopo non è una vita, eh. Due. E due maschi? Sì, ma. 3 e 5. Ah. Sì, ma gli ho fatto la saldatura adesso, a pisello. Neanche il nodo. C'è 4. Il tuo? Io a 4. Dopo mia moglie lavora. Sì. E allora danno a mano i genitori. Se non ci fossero loro e i suoceri, non lo so. Che belle primule. Come si chiama il tuo piccolo? Ian. Ah sì, l'ho visto in foto. Hai messo su qualche foto su Facebook, no? Sì. È venuto a vedermi la prima gara. Ah. E dopo ho portato a casa il camion del team. Adesso c'è la bicicletta senza pedali, si è messo là. Allora vedi il cavallino, fa. Questo cos'è? È il cavallino di Torpado. Tutte le volte, il cavallino della Torpado! Tutto quello che c'è si ricorda il cavallino della Torpado. Vuoi venire di qua? Comunque qui in questo pezzo era full e un grip un'altra roba. Sì. Questo andando da chiuso dietro. Ah, no, è quasi aperto, ma proprio mi sembra un comfort e un grip. Uso Carlo. Com'è Alex? Sera! Com'è? Non intendevo quello. Grip della Madonna, mi sa, Com'è? Milionaro! Guarda!
Alex! Oh. 29 front! Bidonaro! Bisogna molte attrezze. Dov'è che sei? Dove sei tu che ce ne ha fatto lì? Eh? Eccolo lì. Sto puntando la tele. Serafino dov'è? Eccolo lì. Anche te. Mi sono morto, cazzo. Adesso mi assumo. Mi assumi qua? Sì. Facciamo un po' destra, facciamo quel sentiero tecnico che arriva alla cornisella. Ma poi facciamo giù la strada vecchia, il sentiero vecchio lo vogliamo fare, mai fatto. La strada, poi è cioccolata. Un sentierino, proprio stretto. La cornisella dove c'è la chiesetta, a metà Pialleral. Ah, l'avevo già fatto forse una volta. Dopo, verso la fine, vai giù in quella rampa cementata tutta tornante. No. No, non l'abbiamo mai fatta questa. Se no, di qua, vieni di qua. Poi vediamo che ora...